Juventini e juventine di tutte le età, compresa la mia, benvenuti a Waiting For, aspettando Bayern Monaco Juventus. Devo ammettere, ragazzi, che è una partita al limite dell'impossibile, ma abbiamo una sola possibilità per passare il turno, giocarcela. Quindi, mister Allegri, andiamo a Monaco con un unico obiettivo, controbattere colpo su colpo. E se poi il Bayern sarà migliore di noi, pazienza, ma se facciamo catenaccio, se ci chiudiamo e cerchiamo di amministrare il risultato e la fine, quelli ci asfaltano, quindi giochiamocela alla pari, tutti avanti e facciamo vedere come giocano i cuori bianconeri. Forza ragazzi, siamo tutti con voi e portateci a Milano. Io invece, carissimi tifosi juventini, vi porto in questa dimensione fantasmagorica che è il mio gameplay di Bayern Monaco Juventus. Provo anche io a fare una partita esemplare e vediamo se riesco a suonargliele al Bayern Monaco. Tra Monaco 1860 e Norimberga, il giorno seguente il Bayern affrontò un'amichevole la nazionale tedesca. Marchisio, la Juve a caccia del gol, prova in porta. Sarà calcio d'angolo per la Juve. Occhio al tiro. Dybala. Ottimo il tackle. Ribéry, Lewandowski, Müller, Alaba, Bernat, Lewandowski, sicuro il portiere, buona la sua uscita. Il Bayern è impegnato oggi contro avversario di assoluto valore, pronostico davvero incerto. Pogba! E c'è il gol della Juve! Sembrava una partita equilibrata sulla carta, con due squadre che si equivalgono, ma insomma se guardiamo le conclusioni in porta non si direbbe. Hanno concretizzato la loro superiorità al tiro con questo bel gol. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Lewandowski. Pogba. Sarà la Juve a riprendere il gioco con la rimessa laterale. Pogba. Mandžukić. Marchisio. Prova a sorprenderlo. Respinge il difensore. Lewandowski. Ribéry. Cross, pericolo. Xabi Alonso. Tiro centrale. Comodo per il portiere. Ha riconquistato il pallone con un intervento ottimo. Lam. Khedira. Marchisio. Bonucci.
Robben. Un'ottima serie di passaggi. Occhio al cross. Il gol di Lewandowski. Colpo di testa imparabile, nulla da fare per il portiere. Potente e preciso. Colpo di testa perfetto per eleganza, elevazione, precisione. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Pogba ruba bene palla all'avversario. Xabi Alonso. Recuperano il pallone lungo la fascia e possono far ripartire l'azione. Bernat. Ribéry nella traversa. Palla ancora in gioco. L'arbitro manda le squadre negli spogliatoi dopo un primo tempo equilibrato che si chiude sull'1-1. E come vedete, carissimi amici, il primo tempo è finito ed è durissima anche alla PlayStation giocare contro il Bayern Monaco. E c'è ancora il secondo tempo e prima di lasciarvi appunto al secondo tempo di questa partita vi do qualche consiglio di lettura, perché oltre a giocare ai videogiochi bisogna pure leggere, che fa bene alla mente. In tutte le librerie d'Italia e in tutti gli internet bookshop ci sono L'Industria del Male, un libro fantastico per giovanissimi lettori di cui io, Iena King, sono il protagonista, e poi un autentico capolavoro, Elfio e i Satanelli, un fantasy alla Harry Potter ambientato nel mondo del calcio. Nella descrizione del video che state vedendo trovate l'anteprima di tutti e due i libri, assolutamente da non perdere. Buona lettura e buona vita a tutti, dal vostro Iena King.